Per le ragioni del no, invece, abbiamo Vincenzo Pepe, filosofo costituzionalista, presidente nazionale di Fare Ambiente, Movimento Ecologista Europeo. Buongiorno, pomeriggio, professore. Buon pomeriggio a voi tutti. Ecco, prima di iniziare vi ricordo solo che per garantire la par condicio, ciascuno di voi avrà a disposizione un minuto per rispondere ad ogni domanda. Onorevole Gubitosa, iniziamo da lei. La Basilicata in questi giorni ha depositato istanza alla Consulta per chiedere una sospensiva del referendum, ritenendo che la riduzione del numero dei parlamentari provocherebbe un deficit di rappresentanza dei territori. Cosa risponde il sì sul nodo della rappresentanza sollevato da più parti? Guardi, parliamo di una riforma che è stata chiesta già 40 anni fa da quasi tutte le forze politiche. Noi l'abbiamo realizzata. Per il Movimento 5 Stelle la rappresentanza è centrale, ma non è una questione solo quantitativa. Noi puntiamo su una rappresentanza anche qualitativa, soprattutto qualitativa. Quando i nostri padri costituenti stabilirono che ci voleva un deputato ogni 80.000 cittadini, avevano in mente un deputato che andava sul palco, in piazza, nel comune, che si faceva il giro, che si faceva i comizi e che poi ogni settimana riceveva centinaia di lettere con una posta dell'epoca e qualche telefonata. Oggi, grazie all'evoluzione tecnologica, la situazione è completamente cambiata e si può rappresentare bene un numero maggiore di persone con meno parlamentari. Ecco, quindi i tempi sono cambiati. Secondo voi, invece, per le ragioni del no, una delle note dolenti è proprio la questione del rapporto tra rappresentanti e rappresentati. Ci spieghi perché, professor Pepe? Ma secondo me questo referendum è figlio di una demagogia un po' così anche affrettata, ma soprattutto è un attacco al Parlamento. Si crea l'illusione che diminuendo il numero dei parlamentari tutti staremo meglio, avremo meno casta, meno disagi economici e sociali. Invece i cittadini vedranno diminuita la propria rappresentanza. Ci saranno territori e regioni, quindi non piccoli territori, che non avranno parlamentari, ma non ci saranno neanche più le minoranze. Quindi la casta, secondo me, sarà sempre più casta, i cittadini saranno sempre più allontanati, soprattutto i territori, dalla politica. E l'Italia diventa il paese dell'Unione Europea con il minor numero di parlamentari rapporto alla popolazione, con un deficit del principio di pluralismo e di sovranità popolare. Questo referendum sulla riduzione dei parlamentari è pericoloso perché non è una riforma organica, ma una modifica parziale, non ci sono i bilanciamenti. Questo genererà molti problemi, soprattutto alla democrazia. Passiamo a un altro argomento, professor Pepe, sempre con lei, un argomento divisivo. Secondo il fronte del no, se la riforma passasse, si rischierebbe di compromettere gravemente il funzionamento dei lavori del Parlamento, in particolare delle commissioni. È così? Sì, perché questa modifica del numero dei parlamentari è pericolosa perché si ripercuote sui meccanismi dell'attività parlamentare. Si pensi non solo al funzionamento delle Camere, ma agli organi parlamentari che trovano nel regolamento parlamentare la propria fonte. Si pensa alle difficoltà che ci sarà per la formazione delle maggioranze in commissione e alla loro composizione in relazione anche alla distribuzione dei parlamentari, ma soprattutto la necessità della rappresentanza delle minoranze. Con i pochi senatori si potrà più facilmente far cadere il governo. Mi sembra che tutto questo vada a ledere il principio del pluralismo, dell'eguaglianza e della sovranità popolare e non ci sarà maggior garanzia di funzionamento. Vedete, anche l'elezione del Presidente della Repubblica avrà un disequilibrio nel corpo elettorale. Le regioni avranno una rappresentanza alta rispetto al corpo dei parlamentari, snaturando così lo spirito della Costituzione. Ecco perché modificare, fare delle modifiche delle Costituzioni senza bilanciamento è pericoloso per la democrazia. Grazie professore. Invece per il sì, onorevole Gubitosa, secondo voi con l'applicazione della riforma il Parlamento sarà invece più snello, i lavori saranno più veloci, un'organizzazione migliore? È così? In che modo? Guardi, riducendo il numero dei parlamentari non vai a ridurre la democrazia, come qualcuno sostiene, bensì si va ad efficientare i lavori parlamentari, perché quella riduzione si accompagnerà anche ad una rivisitazione dei regolamenti parlamentari di Camera e Senato. Questo consentirà non solo di velocizzare i lavori, ma anche di non vedere duplicati i lavori che si fanno in commissione e che poi arrivano in aula. Quindi il Parlamento andrà molto più veloce e sarà molto più snello.
Onorevole Gubitosa, poi c'è il capitolo dei costi, un capitolo importante per voi, un punto su cui preme il fronte del sì, si risparmierebbero circa 100 milioni l'anno, ma secondo voi non si tratta solo di fare dei conti economici, ma anche di dare un buon esempio? Assolutamente sì. E guardi, quando si parla di soldi pubblici, ebbene gli stessi devono essere trattati con estremo rispetto. Noi dopo decenni di sprechi abbiamo imposto alla politica italiana un vero cambiamento radicale con il taglio dei vitalizi e il taglio degli stipendi dei nostri parlamentari, parlo di quelli del Movimento 5 Stelle, i nostri consiglieri regionali. Ecco, questo quindi non solo, come abbiamo detto prima, consentirà di avere un Parlamento più efficiente, ma andremo a risparmiare circa 100 milioni l'anno, ossia 300 mila euro al giorno, e in 5 anni parliamo di 500 milioni di euro, che comunque sono soldi importanti per il nostro Paese. Ecco, professor Pepe, per il no invece focalizzarsi su questo risparmio di circa 100 milioni l'anno e sull'esempio da dare ai cittadini, vista la posta in gioco, è secondario. Sì, la soppressione di 345 parlamentari non ha nessun effetto apprezzabile sul bilancio dello Stato, ma se si volevano ridurre i costi si potevano abbassare gli stipendi, gli emolumenti, i privilegi, ma non minare le istituzioni democratiche indebolendo la funzione di raccordo tra cittadini, territori e Parlamento. Alle minoranze sarà negato, ci piaccia o non ci piaccia, il diritto alla partecipazione effettiva, violando un principio costituzionale sacrosanto che è quello del pluralismo. Secondo me, guarda, la Costituzione, se questo referendum è una regressione nel cammino della democrazia, perché viola il principio dell'uguaglianza, indebolisce la sovranità popolare, e la nostra democrazia, come ho avuto occasione di scrivere, diventerà più povera e lontana dai territori. Vedete, io che in Italia rappresento un po' l'ambientalismo propositivo, responsabile, avendo fondato Fare Ambiente, sono preoccupato perché con questa modifica costituzionale i territori, le biodiversità locali, culturali e naturali saranno sempre più lontani dalle istituzioni. Ovviamente questo violerà molti principi, soprattutto a discapito della democrazia. Grazie a fermarla, professore. Mi spiace, abbiamo concluso il nostro spazio. Grazie ai nostri due ospiti, grazie a voi per averci seguito e buona serata.